Ciao a tutti ragazzi, oggi vi faccio vedere una recensione di un gioco per Nintendo 3DS che si chiama Monster Hunter 3 Ultimate. Ed è un gioco bellissimo e per il 3DS, quindi PEGI 12 e della Capcom. Poi qui sullo sfondo molto bello c'è il Rattalos azzurro, e poi qui c'è l'armatura completa del Rattalos azzurro con il cacciatore, anche l'arma, lo spadone del Rattalos azzurro. Poi qui c'è Kayamba, e qui dietro, coperto da questo, non so cos'è, da questo adesivo, c'è Cha-Cha della Capcom, come ho detto. Poi dietro, beh, stoppatevi, guardate, vabbè, non è che mette a fuoco tanto. Beh, ve lo leggo io. Poi affronta più di 200 esaltanti missioni, combatte creature immense con il nuovo sistema di agganciamento dei bersagli, che non ho ancora capito come si fa, forgia centinaia di armi, motore, vabbè, è tutto così. Poi qui ci sono le immagini del gioco, qui c'è questo mostro che non ho ancora capito come si chiama, è un mostro di plasma, sulla testa c'ha un corno di plasma, anche sulle mani. Poi qui c'è la Jacrus, che l'avrò ucciso tipo 6 volte. Poi qui c'è il Playshot, verde, sì, perché sembra verde. Poi qui c'è Kayamba che sta scappando. E qui c'è un pezzo di corno, ma non capisco di che... Ah, ok, del cacciatore, vabbè, che è una femmina. Poi qui c'è l'uso della funzione 3D. Poi qui c'è violenza online, che però online è soltanto con... O con dei fra ad esempio degli amici, con cioè degli amici che vi mettete le console vicino e giocate, oppure dopo si può usare la Wii U per giocare online. Poi qui c'è il marchio di Nintendo. Poi dentro, aspettate, nel dentro c'è il libretto di istruzioni, che fa schifo, è piccolissimo, cioè ci sono due pagine così. Poi qui c'è il premio, però del che non uso, vabbè. Però no, non lo voglio mettermi a cartare, ve lo farei vedere, però non lo voglio metterlo a cartare. Poi qui c'è ci sono tutta una serie di giochi che ti puoi prendere, del 3DS, Mario, poi sempre Mario qua, poi questi, Zelda, arte, poi quello che abbiamo noi, The Ultimate, poi questo, sì, Scribblenauts, che è un gioco che sembra meglio di piccoli, però è bello, vabbè. Poi c'è questi qui fanno schifo, e poi c'è la schedina del gioco, del 3DS. È difficile tirarla fuori da lì. Vabbè, comunque, beh, qui ci sono scritte PEGI 12, 3DS, il simbolo della Nintendo e il nome del gioco. Questo video recensione è finita, forse ne farò delle altre. Ciao a tutti.